All'interno della scuola di musica dove la sottoscritta ha iniziato a suonare per la prima volta il pianoforte, poi ahimè non ho molto proseguito questa passione, vero maestro? No, Siamo però hai già alla imparato seconda. delle cose importanti e ti è rimasta soprattutto questa grande passione Vero, per la vero. musica e sei sempre entusiasta di Sì, parlarne e sì. di promuoverla. Credo che sia uno dei compiti, diciamo, più importanti di chi non solo la Sì. musica la fa, ma la insegna come Sì. lei e È come i quello suoi di trasmettere collaboratori. l'amore soprattutto, non tanto per far conoscere, quanto per far amare un linguaggio che è veramente denso di emozioni, di pensieri, di storia, di cultura. Racconta tutto, un brano musicale. Abbiamo un pianoforte alle spalle, insomma, qui davvero si respira musica a tutti gli effetti, però io devo dire, proprio partendo dalla mia esperienza, che io qui dentro ho imparato anche la leggerezza della musica, cioè perché alla fine per un ragazzino che inizia, per un bimbo che inizia a mettere le mani sopra uno strumento e a confrontarsi con anche uno spartito, che non è Certo, proprio, cioè è il un linguaggio linguaggio musicale non totalmente è proprio una nuovo. cosa semplicissima, No, no? no, è un Però linguaggio ecco. totalmente nuovo. Naturalmente bisogna cercare di farlo amare attraverso proprio il piacere di fare un'esperienza nuova, quindi di giocare con i suoni. Perché se anteponiamo la disciplina ferrea, tetragona, dell'austera scuola, il bambino si rifiuta anche di prestare attenzione a quello che diciamo. Bisogna coinvolgerlo prima di tutto proprio con il piacere e con l'emozione. Dopodiché possiamo anche chiedergli un impegno severo, naturalmente, Beh, chiaro. chiaro, per portare avanti Dopo, la propria per arrivare in passione. alto anche ci vuole il suo tempo e l'impegno. Ecco, è un po' anche il filo conduttore della nostra trasmissione, come abbiamo visto nella prima puntata, alterniamo brani un po' più, non voglio dire leggeri, ma Sì. sicuramente più Diciamo facilmente di generi comprensibili. diversi, 360 gradi, cioè quindi senza preclusioni di stile, di genere, di storia. Alterniamo grandi autori della storia della musica con belle canzoni anche dell'epoca moderna, quindi per dare un ventaglio di esperienza, di conoscenza a tutti quanti. Che cosa stiamo per ascoltare allora? Stiamo per ascoltare una bellissima romanza da Gianni Schicchi di Giacomo Puccini, O mio bambino caro, che è una romanza molto palpitante, molto espressiva in un'opera che è comica, che è veramente un'opera buffa, si potrebbe dire. Quali sono gli artisti che ce la faranno ascoltare? Paola Conca, soprano, e il sottoscritto al pianoforte, naturalmente, in quanto non abbiamo l'orchestra sinfonica che richiede l'opera Che lirica meriterebbe. nell'originale, c'è l'orchestra. Questa è la versione per il canto e il pianoforte, come tutte le opere sono, diciamo, rintracciabili per eseguirle anche in casa, in concerto, laddove non c'è la scena del teatro. E allora, musica maestro. Piace bello, e vuol dare.
Abbiamo iniziato con questo bel brano cantato, opera ovviamente, adesso invece andiamo. Abbiamo il momento di due giovanissimi interpreti per pianoforte a quattro mani, quindi due pianisti che suonano sulla stessa tastiera a quattro mani, in un brano, diciamo, proprio specifico del repertorio a quattro mani di Johannes Brahms, la Danza Ungherese in re minore, un brano molto brillante che evoca stili, diciamo così, e tecniche compositive della musica popolare, che però Brahms la rende colta con un linguaggio strumentale di alto livello. Quanti anni hanno i due ragazzi? E hanno intorno ai 17 anni circa. Però suonano Sì, da un bel po' di tempo. suonano da quando Tra erano l'altro insieme, piccoli. no? Se non Sì, sbaglio, loro suonano, sono. studiano insieme, certo, e suonano insieme da sempre, sono sempre Sì. stati un duo pianistico, Sì, è una oltre che coppia che. solisti, chiaramente. Sì, che noi abbiamo ritrovato, insomma, anche in tante, diciamo, manifestazioni. Quindi Certo, sono certo. abbastanza rodati, però non Sì, per questo meno partecipano emozionati, sempre. perché No, no, coglierete no, un po' di l'emozione emozione. non conta, l'emozione c'è sempre quando si va a eseguire una partitura. Ovviamente l'esecuzione è una responsabilità enorme, perché se ci pensiamo fa quasi paura pensare che l'interprete va lì a creare un'opera d'arte di un altro, che magari è uno dei più grandi geni dell'umanità, e abbiamo la responsabilità di cercare di rendere omaggio a questo pensiero di un livello incredibile e senza rovinarlo, il pensiero dell'autore, che si affida agli interpreti. E allora sentiamo questi due giovanissimi interpreti. Thank you.
a proposito di storie, vediamo insomma inquadrata adesso una foto che immagino anche lì potremmo farci una trasmissione. Se ti riferisci a questa, chiaramente, è stato un bellissimo rapporto. Abbiamo fatto decine e decine di spettacoli insieme a Arnoldo Foà in tutta Italia. È stato veramente momenti bellissimi, una persona di grandissimo spessore. Perché le arti si incrociano, no? Si incrociano, infatti con la parola, con la poesia, con la prosa, la musica lega benissimo, come lega con la danza, come lega con il teatro, con tutto. Ecco, un altro suo caro amico e artista che stiamo per sentire è appunto... è il baritono Stefano Giannotti, che interpreterà l'ultima canzone di Francesco Paolo Tosti, una composizione molto delicata con un testo anche particolare, direi che non ci si aspetta. E allora, ascoltiamolo.
Il prossimo brano è passione, possiamo dire Sì, passionale? certo, ci porta in Sud America al tango, la lezione di tango in questo caso, per sassofono e fisarmonica con Sirio Boni e Eleonora Tommasetti, che sono due giovani professionisti che si stanno affacciando al mondo concertistico. Ecco, i giovani professionisti, cioè, come vivono il cambiamento, penso, anche dei vostri Dalla fine tempi? degli studi, il cambiamento dei Eh tempi. sì, perché poi la musica oggi è vissuta in maniera, penso, un po' diversa, no? Rispetto. Certamente, sì, certamente. Il mondo musicale è molto vario, dipende molto anche dai generi che uno porta avanti e allora la collocazione nella società è diversa, perché chi fa musica classica, diciamo, tende ad andare a essere ospitato nei teatri, negli auditorium, Quando ci sono, quando perché ci insomma. sono, quando ci sono. Perché ecco, il limite, la Esatto. cosa della musica è che non c'è il museo della musica dove la musica è lì e si va ad ascoltarla. La Pinacoteca ci fa vedere i capolavori, ma la musica dobbiamo creare uno spettacolo per poterla apprezzare. E questo nel territorio bisognerebbe fare molto di più, le istituzioni, insomma, gli enti pubblici, per non andare poi al discorso della scuola, che lì Sì, si dovremmo fare un apre discorso un sì, molto molto più profondo e ampio, sì. complicato. Quindi, insomma, che questi giovani talenti siano di stimolo, anche a Esatto, chi sì. deve aprire Che proprio deve i luoghi per la aprire musica, perché perché la ce ne musica sono pochi. intanto è un linguaggio universale, comprensibile, senza barriere linguistiche, cioè, e può essere appunto usufruito da tutti quanti, veramente. Bisogna che questo linguaggio profondo sia veramente portato alla possibilità d'ascolto di tutti, questo, a partire dalle istituzioni pubbliche, chiaramente, poi naturalmente anche gli enti privati, ma anche le televisioni che E noi tu facciamo la fai. nostra piccola Esatto, parte. fai la tua parte, importante naturalmente, perché dai spazio alla cultura vera e anche alla valorizzazione di giovani interpreti. Ascoltiamoceli. Thank you.
Con il prossimo e ultimo brano entriamo nel mondo della musica leggera, seppur con un brano che insomma è assolutamente ormai davvero nell'orecchio e nella mente di tutti noi. Si potrebbe definire una canzone classica ormai, perché veramente è entrata nella storia della musica leggera. È New York, New York, e l'interprete è Francesca Purpura. Quindi, insomma, con lei al pianoforte, immagino. Sì, sì, con me al pianoforte, appunto, versione per canto e pianoforte. Quasi musica da camera, si potrebbe dire, quasi un lead. Però, avete dato, insomma, un'interpretazione particolare di questo, esatto, di questo certo, brano. Certo, sì. Di questo brano. Allora, sentiamoci New York, New York. Spreading the news, I'm living today. I wanna be a part of it. New York, New York. There's vagabond shows, I'm longing to stray. I'll step around the heart of it. New York, New York. Blues, I'm melting away. I make a brand new style of it in all New York. If I can make it there, I'll make it anywhere. It's up to you, New York, New York. Giunti al termine di questa seconda puntata di Musica Maestro e insomma diamo appuntamento alla prossima settimana. Qualche curiosità che magari ci può... Avremo ci può... ancora artisti di vario tipo per soddisfare i gusti, diciamo, eterogenei del pubblico. Quindi potremo ascoltare musica classica, musica pop, delle curiosità anche musicali. Settimana prossima. Ecco, come abbiamo detto, insomma, prendete la musica anche con un po' di leggerezza, come abbiamo detto, certo, in apertura, perché ovviamente è un impegno importante affacciarsi. Però è bello anche abbandonarsi all'ascolto della musica, così lasciarsi andare a questo mondo magico delle emozioni musicali. Ecco, ma il maestro Neri come l'ascolta la musica? Perché i ragazzi di oggi hanno gli MP3, l'iPad, lei come l'ascolta la musica? Beh, sempre in vinile? No, prima di tutto facendo. Ecco, sì. Interpretandola, però dopo sì, di tutto, perché sì, il disco in vinile c'ha anche la sua caratteristica e poi ci sono esecuzioni che troviamo solo in vinile, quindi che sono anche storiche per l'epoca, eccetera. Poi abbiamo i CD, naturalmente la radio, la televisione, quello, i mezzi moderni, tutti quanti. Il computer, sì, sì. Insomma, si è, purché sia musica e buona musica. Ecco, si è diventato multimediale anche il maestro Neri, però purché sia, come dice lei. Purché sia buona musica, sì, certo. Va bene, allora appuntamento alla prossima settimana. Grazie mille.